Il filtro Retinex in GIMP. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo questo particolarissimo filtro. Condividiamo subito il nostro desktop. Abbiamo il nostro programma di grafica GIMP, link in descrizione per il download. Allora ragazzi, qualcuno di voi mi ha chiesto di spiegare questo filtro Retinex, che in effetti non avevo mai trattato nei miei video. Che tipo di filtro è? Allora, è un filtro che si trova sotto la voce colori mappa tonale, vedete Retinex, e se vedete l'indizio vi dice aumenta il contrasto usando il metodo Retinex. Che cos'è il metodo Retinex? Allora, Retinex è una unione delle parole retina e cortex, ok? Quindi retina, quella parte ovviamente dell'occhio, del corpo umano che riceve la visione, diciamo, quindi appositamente studiata per ovviamente guardare e recepire, e invece cortex, diciamo, potremmo dire corteccia cerebrale, è quella parte ovviamente che elabora queste informazioni. Perché questo? Perché il filtro Retinex simula quello che fa l'occhio e la testa e la mente umana quando si trova di fronte a delle immagini tipo questa che ho scaricata da Pixabay. Vedete che questa immagine è un'immagine con scarsa luminosità. L'occhio umano in realtà molto probabilmente davanti a questa scena non l'avrebbe vista così, ma l'avrebbe vista con una luminosità differente. Come abbiamo visto per l'autobilanciamento del bianco, l'occhio umano e la mente umana fanno una sorta di autoregolazione, okay? Come se applicasse dei filtri suoi quando si trova davanti ad un, diciamo, degli stimoli esterni visivi, per fare in modo che gli input che arrivano siano più uniformi possibili. Quindi fa delle autoregolazioni sia di luminosità, di tonalità, eccetera. E quindi una foto di questo genere in realtà probabilmente l'avrebbe vista con una luminosità più uniforme, ok? Non così, con una luminosità e una tonalità più uniforme. E di conseguenza il filtro Retinex va proprio a simulare questa tipologia di regolazione della mente e dell'occhio umano. Allora, come funziona? Allora ragazzi, è un filtro abbastanza particolare e anche complicato nella sua determinazione, cioè delle formule matematiche che neanch'io sinceramente conosco, però cerco di spiegarvi un po' il funzionamento nella maniera più semplice possibile. È semplicemente un filtro che vi tende a uniformare la luminosità il più possibile della scena che avete davanti, soprattutto quando appunto c'è una scarsa luminosità, e a renderla il più gradevole possibile alla vista. Quindi molto probabilmente vi farà una in questo caso vi schiarirà un po' l'immagine e vi aumenterà un po' il contrasto, ok? Andando ad agire sui dettagli e sulla luminosità dei vari livelli di dettagli. Quindi andiamo a vedere. Intanto andiamo a duplicare, quindi andiamo ovviamente a fare sempre delle modifiche non distruttive e in maniera tale che alla fine possiamo vedere il prima e il dopo. Io quelle poche volte che ho utilizzato il filtro Retinex l'ho sempre utilizzato in realtà non da solo, ma con altre due o tre modifiche che dopo vi farò vedere. Perché il filtro Retinex, come vi dicevo, è molto sparato. Quindi se noi andiamo su colori, andiamo su mappatura tonale e andiamo su Retinex, abbiamo la nostra finestra di anteprima. Vedete già qui che ci ha già applicato il filtro con le regolazioni di default. Andiamo ad aumentare, vedete qui la finestra di preview, e vedete che ci ha già sparato un bel po', vedete la differenza, il filtro, vedete, ci ha già sparato un sacco il filtro. Allora, come funziona? Andiamo a fare anche uno zoom. Allora, qui avete delle regolazioni, ve le spiego diciamo in maniera molto semplice. Allora, il livello significa, vedete, c'è uniforme, basso, alto. Basso e alto significa che lui va a lavorare a bassa frequenza, quindi con un livello di dettagli più basso. Alto con livelli, va a prendere in esame livelli di dettaglio più alto. Uniforme vi va a cambiare, va a prendere in esame uniformemente sia i bassi che gli alti, quindi avrete delle regolazioni più soft. Però state molto attenti perché quando voi andate a modificare questi parametri sotto avrete delle differenze abbastanza ampie, quindi fate sempre delle modifiche molto lievi. Allora io prendo di solito in esame alto perché è quello che va ad agire sui dettagli maggiori. E qui vedete, avete questi valori. Scala significa la scala in cui agisce il filtro Retinex. Scale più alte significa che diciamo ha una resa più soft, ok? Ha delle scale di lavoro più alte, quindi
ha delle, diciamo, delle, una risultante un po' più omogenea, un po' più soft. E quindi utilizzo alto come livello di dettagli, ma abbastanza alta la scala anche. Okay? Vedete che se io abbasso, vedete che mi dà degli effetti quasi desaturati, vedete? E io invece vado a mettere proprio al massimo, ok? In modo che ho un po' un contrasto abbastanza elevato e luminoso. La divisione scala e la dinamica, ragazzi, sono delle formule matematiche abbastanza complicate. Vi consiglio di provare, ma di fare sempre delle piccole modifiche. Vedete, se voi andate a cambiare, vedete, vi in realtà questo, ecco, vedete che qui inizia a cambiare. Avete delle variazioni di tonalità, ecco, vedete che qui è già andato a degenerare, vedete, quindi lo lascio verso il medio alto, verso il 6, 5, 6. La dinamica invece vi cambia parecchio, perché vedete, vi va proprio ad agire sulla luminosità, vedete, qui vi fa questo effetto foschia, e in basso, se abbassate, vedete, vi spara il contrasto, quindi lasciatelo, fate delle prove ovviamente a seconda delle immagini che avete, ma io di solito lo lascio verso l'1,5, 1,6. Bene, fatto questo, clicco su OK. Allora, vedete che lui ovviamente sta elaborando, vedete che ci ha sparato questa immagine su cui noi dobbiamo andare a lavorare, ok? Da così a così. Ce l'ha schiarita, e quindi ci ha fatto emergere dei dettagli, vedete? Guardate qua. Guardate come è molto più sono molto più visibili i dettagli, ok? Quindi ce l'ha sicuramente da quel punto di vista contrastata, però ha perso comunque, secondo me, di definizione, comunque va lavorata. Ecco, è per questo che non utilizzo mai il filtro Retinex, a meno che non si facciano delle modifiche molto precise, ed è difficile comunque. Quindi in questo caso io come agisco? Faccio intanto una regolazione comunque a posteriori, dopo il filtro Retinex, del contrasto attraverso le curve, quindi a seconda dell'immagine che avete e dell'immagine iniziale andate a lavorare con queste. Quindi, siccome abbiamo detto che non bisogna stare attenti e avere delle modifiche sempre basse, vado in questo caso a diminuire un po' l'effetto del Retinex andando ad abbassare sia i bassi toni che i mezzi toni, e vado ad alzare un po' invece gli alti toni, ok? Vado a contrastare un po' così. Bene, e vado a fare due altre cose. Di nuovo, per mitigare l'effetto Retinex, tolgo un po' di opacità, ok? In maniera tale che mi venga fuori un po' anche il livello sotto, e va bene sui 50, direi. E vado ad agire anche sulla, perché mi ha perso un po' comunque di tonalità, vado ad agire sulla saturazione, quindi colori, saturazione, e vado ad agire un po', faccio il divi di vista, e vado ad agire un po', lo metto qua al centro, dove c'è il sole, vado ad agire un po' sulla scala della saturazione. Chiaramente sempre abbastanza bassi come livello di modifica. Vedete proprio la differenza nel sole, vedete come proprio si colora, vedete? Ok, faccio un ok, e io, ragazzi, da questa immagine qui, guardate soprattutto l'erba, da questa immagine qui scura, la quale vedete i dettagli sono poco visibili, sono riuscito ad ottenere questo tipo di immagine, che è molto molto più luminosa, una luminosità molto più uniforme ed ha una tonalità, secondo me, più correttamente distribuita. Quindi l'occhio umano molto probabilmente questa immagine qui in realtà l'aveva vista più simile a questa. Bene, ragazzi, è un filtro questo particolare, quindi, che però vi può venire in aiuto nel momento in cui voi dovete andare a, ad esempio, tirare fuori dettagli, a contrastare, a regolare la luminosità, un po' come il bilanciamento del bianco. Video veloce, ma credo molto utile. Ragazzi, venitemi a trovare sul mio profilo Instagram, come sempre, quindi vero_ro_academy. Ragazzi, siete in tanti, mi iniziate a scrivere veramente in tanti. Ricevo quasi decine ormai di messaggi tutti i giorni su Instagram e su YouTube, quindi se non vi rispondo subito, io cerco, come vedete, di rispondervi subito, ma se non ce la faccio non ve la prendete, perché veramente siete iniziati ad essere veramente in tanti, e di questo ovviamente vi ringrazio. Ragazzi, datemi quindi delle nuove idee per nuovi video, e noi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.